Tele Durruti, via Raffaello Giovagnoli, Roma, Monteverde. In questa via di Monteverde Vecchio, appunto, abitava Riccardo Lombardi e siamo qui con Fabrizio Cicchitto e anche Bobo Craxi per ricordarlo. Ci avviamo verso quella che era casa sua. Cosa ha rappresentato per il socialismo italiano Riccardo Lombardi? Come? Cosa ha rappresentato per il socialismo italiano Riccardo Lombardi? Beh, è una grande novità, una personalità assolutamente fuori dagli schemi, molto collocato a sinistra, ma sempre del tutto autonomo dai comunisti, ancor di più dall'Unione Sovietica e dal PC. Quindi una figura assolutamente singolare, è uscita fuori dagli schemi o del frontismo o dell'appiattimento sulla DC. Quindi questo è stato il filo della sua vita. Poi un uomo che era capace in un congresso, parlando con una scaletta scritta su un pezzettino di carta, quasi un francobollo, parlava per un'ora e mezza, partendo da Rosa Luxemburg a Hilferding e così via, e tenendo avvinto l'uditorio, che poi finiva con un scrosciante applauso che faceva pensare che lui avesse la maggioranza del congresso, invece ce l'aveva al massimo 10%. Lui è stato comandante partigiano, prefetto di Milano, ricordo bene, sì, durante la resistenza, ed era siciliano, era nato a Ragalbuto. Sì. E credo che la madre fosse siciliana, quindi c'è un elemento siciliano in Lombardi. Ma di siciliano quasi nulla, Rogher era lombardo, era profondamente radicato a Milano, nella società milanese, in un rapporto forte, ha sempre tenuto un rapporto notevole con la FIOM, con i sindacati, con la FINCISL, Pier Carniti. No, credo, rapporti con la Sicilia scarsissimi. Poi era alto, se non ricordo male. Moltissimo. Bobo, tu te lo ricordi? Molto alto e allampanato. Con gli occhiali. Sì. Bobo, tu te lo ricordi Riccardo Lombardi? Sì, io l'ho conosciuto. Devi sapere che mio nonno era il vice di Riccardo Lombardi durante la liberazione. Cioè i socialisti, lui era azionista, però i socialisti si ritrovavano durante il regime clandestinamente nello studio di mio nonno in via Podgora, quindi avevano questo rapporto. Comunque, tant'è vero che quando io l'ho conosciuto, che ero ragazzo, lui venne a salutarmi in federazione, si fece dire, io ero un piccolo ufficetto dei giovani, e lui disse, entrando gli disse, no, volevo conoscere il nipote di Vittorio, non disse il figlio di Bettino, perché sai, poi allora, no, era un periodo anche buono, perché poi Lombardi fu candidato nel 73, però non uscì, no, lui ebbe una rottura a un certo punto, con la maggioranza craxiana si divisero, e però il rapporto quello personale fu di base sempre buono. Era il periodo dell'alternativa, no? Dell'alternativa, l'accordo a Torino, no? Con i lombardiani fu. Lo devi chiedere a Cicchitto, che Cicchitto era proprio uno. Comunque, no, lui ha originariamente era per eleggere Giolitti al posto di De Martino, ma quando noi giovani lombardiani gli dicemmo che con Giolitti il PSI avrebbe fatto dei grandi convegni sul capitalismo, ma non saremmo mai stati capaci di mordere nella realtà, e che invece Craxi, una lotta su due fronti, sul PC e sulla DC, era quello più in grado di fare, alla fine si convinse. Ma visto che tu hai evocato Lombardi nella Resistenza, voglio ricordare un brevissimo episodio che lui mi raccontò. Lombardi andava incontro a dei Mottisi per un pestaggio avuto dai fascisti negli anni 30. Quando aveva questi Mottisi rimaneva completamente bloccato. Ebbene, durante la guerra partigiana gli capitò
di avere queste mottissi, fu con la sua guardia del corpo, che era un sardo che non aveva mai, di cui non aveva mai sentito parlare la voce, si rifugiò in un appartamento in attesa che finisse. Ebbero però la sensazione che intorno a questo appartamento, questo palazzo, girassero i fascisti, c'era il rischio che era stato identificato. Allora a un certo punto lui disse alla sua scorta: guarda, io rimango bloccato qui, lasciami una pistola e due bombe a mano, in modo tale che se quelli arrivano tiro le bombe a mano, sparo due colpi e poi sparo a me stesso. Al che questo sardo prese la parola per la prima volta e gli disse: tu non mi conosci, io sono specialista in esplosivi, io in questi giorni non è che sono stato fermo, io ho minato questo palazzo e tutti i palazzi intorno, altro che due colpi di pistola, se questi arrivano facciamo saltare tutto per aria. Arriviamo. Dopodiché non successe nulla, lui si rimise e così via, però come prefetto di Milano andò in prefettura e mise le mani nelle carte di Mussolini, e tra queste carte c'era una segnalazione in cui veniva detto: il ricercato Lombardi abbiamo identificato che è in via tale numero tale, e c'era la risposta di Mussolini che diceva: so che sta per morire di tubercolosi, è inutile farne un martire, è inutile che spendere energie, lasciate perdere. Firmato Benito Mussolini, e questo salvò la vita a Riccardo Lombardi. Tu eri già stato? Questa è la casa, no? La casa questa sì. Sopra, no? Con chi viveva qui? Viveva con la moglie qui? Sì, Ena Lombardi. Viveva con la moglie, che morì poco dopo che lui morì, e c'è fortissimo il dubbio che lei si sia suicidata. Credo che morì nell'88, Riccardo, nell'87 forse. 84. 84? 84. E la casa dovrebbe essere questa. Questa o quella? Sì, non mi ricordo, ma è una di queste. Adesso c'è la saga e il film di Nanni Moretti. Sì, morì prima di Pertini. Io mi ricordo il funerale che fu fatto a Piazza Augusto Imperatore. A Piazza Augusto Imperatore, dove noi facevamo i funerali, no? Ho fatto il funerale di Nenni, di Lombardi, di Loris Fortuna. Credo che parlò Paietta al funerale di Riccardo. Sì. E forse anche... Ma là c'era un vecchio rapporto della lotta partigiana. Come possiamo concludere questa nostra, diciamo, questo nostro ricordo? Beh, è un altro mondo che però aveva un fascino straordinario. Lombardi era atipico anche rispetto a quel mondo. Non si capisce bene come è venuto fuori. Lui aveva una, diciamo così, una originaria cultura cattolica, tant'è che è stato sempre attento ai vari fermenti, non dei cattocomunisti, ma di cattolici che rompevano con quello che si chiamava allora l'interclassismo democristiano, ma che rappresentassero delle autonome voci, specie del mondo operaio. Fortissimo fu il suo rapporto infatti con Pier Carniti. Aggiungo anche, per completare questa memoria, che lui non lo seppe mai, ma nel 1968, quando ci furono le elezioni e lui era a rischio a Milano sul voto delle preferenze, io andai da Pier Carniti a dirgli di far votare i suoi della FIM, che credo che furono decisivi per la rielezione di Riccardo Lombardi. Questo ne dà però la cifra, al di là dell'episodio, del suo rapporto con mondi diversi, eretici comunisti
ed eretici democristiani, essendo anche lui a sua volta un eretico socialista. Grazie Fabrizio, grazie Bobo. Tele due ruote.